E buonasera ragazzi e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come potete vedere, siamo un'altra volta su Black Ops 4 e oggi andremo ad utilizzare lo specialista Torque. Torque è uno specialista che è stato aggiunto appunto con Black Ops 4, di cui adesso vi andrò a elencare le caratteristiche. Come equipaggiamento speciale abbiamo un filo spinato che essenzialmente si piazza per terra, rallenta di molto i nemici e gli causa anche un pochino di danno. L'arma invece è una barricata estensibile che possiamo piazzare dove ci pare e che dalla parte, insomma dall'altra parte, non dalla parte nostra ovviamente, emana delle onde sonore che danno molto fastidio al nemico quando tenta di scavalcarla. Insieme al Torque useremo la mitraglietta GKS, che è una mitraglietta fondamentalmente a bassa cadenza e ad alto impatto. E niente, adesso andremo subito a vedere come giochiamo. Andiamo subito a vedere come se la cava questa mitraglietta, che essenzialmente è una mitraglietta a bassa cadenza, alto impatto. Ovviamente bassa cadenza sempre nei termini delle mitragliette, perché rispetto ad un assalto è ad alta cadenza e anche alta gittata, come potete vedere. Se questo lo si cura, infatti si è curato. Ha chiamato il suo amico e questo è handicappato. Cioè Giorgio il compagno è handicappato. No, da queste distanze non si riesce, troppo alta gittata. Devo mettere un filo spinato qua su in cima. Ok, questo è il filo spinato che dà veramente molto ma molto fastidio. E ammazzatelo quello, porca miseria. Dà veramente molto fastidio, dicevo, perché rallenta tantissimo e vi fa anche un pochino di danno. Quindi non capite magari se vi stanno sparando o se è solo il filo spinato che fa danno. È veramente molto fastidioso. Infatti cercherò di non passarci dentro. Con la mitraglietta devo dire che mi piace questa. Io non sono in generale un tipo che punta più sul danno che sulla cadenza, però questa mi piace. Ah, vado troppo veloce, non vedo i nemici. Tra poco ci si carica la barriera. Vorrei metterla in un punto un po' scomodo in modo da farvi vedere quale l'utilizzo, bene o male. E chi è che mi sparava da sopra? Come faceva a vedermi in quel modo? Barricata pronta all'uso. Ok, la barricata è pronta. Adesso appena si... No, quella è troppo lontana, non si riesce. Oh, è incredibile, non riesco a incontrare un nemico che sia abbastanza vicino, Sono tutti là su in cima su quella torre di merda. Segnale tattico nemico online. Oh, facile, l'abbiamo fatta, Andiamo a mettere la barricata qua sotto. Facciamo in tempo. No, porca miseria. Dai, volevo metterci la barricata. Sto giocando malissimo. Cioè, non riesco a incontrare la gente o ne incontro troppa. Uccisione. Devo cercare di mettere sta barricata e non rialzarti. Fuggi quello c'ha il pompa. Lì non ci sta. Ok. No, come lì non ci sta? Ok, qui ci sta. Dietro ci mettiamo un bel filo spinato, così qualcuno che vuole passare non ci passa. Ok, sono riuscito a mettere la barricata, pace. Adesso penso che rimarrà qua tipo per sempre, perché nessuno sa avvicinarsi. E invece il pistolone di merda del Seraph. Ok, ho recuperato un pochino intanto. Ah, devo dire che il Torque essenzialmente ha la funzione del camperone. Cioè, nel senso, non è molto adatto a girare. Però comunque, se mettiamo... I fili spinati sono sempre comodi, ovunque li mettiamo danno sempre fastidio. Però magari la barricata può dare... Ecco, questo qua era... La soppressione di microonde sarebbe la cosa della barricata. Non ho giocato benissimo, ho fatto uno di rateo e tipo 9 kill, no, 12 kill, insomma, non ho giocato bene. Comunque, questo avete visto che è il Torque. Probabilmente Deathmatch non è manco la modalità più adatta per utilizzare il Torque, però diciamo che non è nemmeno l'operatore, lo specialista con cui potete puntare a fare tante kill, perché la super è una barricata, quindi alla fine non è che faccia danno essenzialmente.
Quindi sì, diciamo che è un buon operatore, magari se dovete giocare in controllo o per partite un po' più competitive, però in generale non è un operatore che io userei e continuo a dire operatore invece che specialista. Per quanto riguarda la mitraglietta, invece mi piace parecchio, è una mitraglietta molto molto buona, soprattutto perché ha un'alta gittata e abbiamo anche sbloccato tipo il mondo. E 11 kill e 1 di razza, insomma, non una buonissima partita, però appunto ve l'ho detto. Quindi ragazzi, direi che se questo video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tradissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.